siete pronti per una nuova storia? Oggi leggeremo... Ad ogni bimbo il suo Dudù. Ma posso leggerla con voi questa storia? Certamente! Oh, che bello! Iniziamo allora! Come ogni sera, il bimbo Dudù è nel suo lettino, ma fatica ad addormentarsi perché il buio gli fa un po' paura. Anche a me un pochino mi fa paura. Ha bisogno del suo amico speciale, del suo fidato orsetto, sul quale può sempre contare. Così, per farsi coraggio, prende Orsetto e lo stringe forte a sé. Stringi forte anche tu il tuo amico speciale e... cominciamo insieme una nuova avventura, ricca di sorprese. Sì, dai, che bello! Che meraviglia! Stiamo entrando in un mondo incantato da creare pagina dopo pagina. Dudù e il piccolo orsetto sono curiosi, passeggiano felici e si divertono molto. Aggiungiamo la loro graziosa casetta? Ma sì, certamente! Tocca la casetta di Dudù e Orsetto e gira la pagina. Eccola! Era proprio questo! Bravi bambini! A Dudù e Orsetto piace tanto la loro allegra casetta. Corrono e girano e saltano tutto intorno. Ma possiamo fare molto di più. Possiamo aggiungere dei bei fiori che danno gioia e profumano l'aria. Annusa il fiorellino che vedi qua sotto. Ah, sì, era proprio quello. L'avete annusato anche voi? Che buono! Quanti fiori! Peccato però, sono tutti bianchi. Dudù e Orsetto ne cercano altri colorati, perché a loro piacciono tanto i colori. Aiutali a trovarli. Strofina il dito sui colori, avanti e indietro, e guarda cosa accadrà. Bei fiori colorati! La forma, i colori e i profumi sono tutti diversi! Ma cosa possiamo aggiungere ora? Non lo so, dimmelo tu! Degli alberi alti e panciuti che facciano ombra a Dudù e Orsetto. Ah sì, perfetto! Allora, premi forte l'albero! Ok, pronti bambini, via! E... wow! Hai schiacciato proprio forte! Questo è un bosco fitto fitto. Dudù e Orsetto sono curiosi e si inoltrano nel bosco. Vogliono giocare a nascondino. Sono però distratti da strani rumori e frequenti fruscii. Quali? Chi ci sarà dentro al bosco con loro? Oh, mamma mia! Chiudi gli occhi e gira piano la pagina. Piano, per favore, ho detto piano. C'è un lupo terrificante con una bocca enorme spalancata. Ma io lo sapevo. Pronto a rincorrere Dudù e Orsetto. Loro sono molto spaventati, non sanno cosa fare e provano a scappare. Scappiamo. Tu li puoi aiutare. Guarda bene, troverai un palloncino verde. Sfregalo per liberarlo, così Dudù e Orsetto potranno volare via. Dai, sfreghiamolo assieme, bambini, il palloncino, eh? Eccolo qui. Oh no, ma sono troppo pesanti e non riescono ad alzarsi in alto nel cielo e scappare. Facciamo un altro tentativo per aiutarli. Cerca con attenzione e troverai un tesoro luccicante. È una polvere magica. Soffiaci sopra più forte che puoi. Allora, io soffio, siamo pronti? C'ho la proboscide, soffio bene. Uno, due, tre. Che magia portentosa! Lupo non apre più la bocca! E Dudù e Orsetto hanno meno paura. Sì, ma anch'io. Tu puoi fare ancora di più. Fai come il vento. Soffia fortissimo e guarda cosa accade.
Là, soffiato, ecco. Che vento magico e potente! Hai trasformato Lupo in tanti batuffoli colorati! Davvero? Ma che bello! Così non tornerà mai più! Dudu e Orsetto sono salvi e hanno proprio voglia di tornare a casa. C'è un modo molto veloce per aiutarli. Sussurra casa. Casa! E guarda un po'. Ecco, sono arrivati! Che bello! Che favolosa avventura! Sì. Dudu e Orsetto sono davvero felici, ma stanchi. Adesso è proprio l'ora di fare la nanna. Sai, sono stanco anche anch'io. Mancano solo le stelle che vegliano sui sogni con la loro luce gentile. Accarezza la stellina e gira la pagina. Ma aspetta un attimo che non la vedo. Dove... Ah, eccola lì la stellina, eccola! Lei è una carezzina, piano, 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 ok. Oh, ma tutte queste stelline sono ordinate come tanti soldatini. Facciamole giocare un po', così che riempiano il cielo. Agita il libro e guarda cosa avviene. Posso agitarla io? L'ho agitato. Com'è bello il cielo pieno di stelle! Bellissimo! Sono tante amiche luminose che accompagnano i sogni. Ora tocca al buio e spegni la luce. Il buio è cos'è? Questa macchia tutta nera qui. Mi sembra buia. Eccola qua. Ecco, il buio non fa più paura. No. Chiudi il libro e sogni d'oro. Oh. Buonanotte, bambini! Dormo anch'io adesso. Ciao ciao e sogni d'oro. Ciao.